Quarto slalom di Amendolara. Allora, l'esordio sul 106 gruppo NS 16 1400 1600, un po' tribolato, però hai portato la macchina su. Eh beh, certo, questa è stata oggi una prova. Sono più che contento anche del tempo che ho fatto, è tutta un'altra macchina. Oggi posso dire davvero che sono stato in una vera auto da corsa. Soprattutto sei passato alle gomme stradali e alle gomme slick. Bravo, alle slick, infatti adesso c'è un po' da capire, pressioni, assetto, la macchina ha qualche problemino sull'impianto frenante, dobbiamo metterla solo a punto, ma sarà una macchina che mi farà tanto divertire. Sono contento, ma stracontento già come è andata oggi. Bene, allora, sappiamo tutti che Marchio reduce dalla vittoria assoluta del Challenge Slalom Calabria 2023. 2024, punti di nuovo all'assoluto? Puntiamo l'assoluto e se ci riusciamo dobbiamo prima inquadrare la macchina e magari su un po' fare male a quattro giorni.
dobbiamo giocare. Le gare sono fatte apposta per venire qui a vincere e di mettercela tutta. Se ce la facciamo, perché no? Daremo a un nuovo campionato del 2025 con anche la Coppa Italia di quattro zona. Ma ci proviamo. Grazie Marchio. Alla prossima. Secondo classificato all'esordio con questa macchina, nonché campione Challenge 2023, Domenico Marchio, su Peugeot 106S16. Secondo classificato della scuderia Piloti per Passione, Giuseppe Aricò. Primo classificato. Primo classificato. Giusto? Le antipa. Bene, questo è l'N1006.